uscire. Non mi resta nulla. Bentornati ragazzi sul canale. Hai già tuo zio, Jin. Non hai E bisogno. continuiamo il gameplay di Ghost of Tsushima. Allora, dunque, abbiamo liberato lo zio. Perciò dovremmo aver sbloccato una nuova area. Ok, raggiungi il torrione insieme a Yuna. Buona fortuna con tuo zio. Sconfiggeremo il karma e quel codardo di Ryuza. Voglio le loro teste sui bastioni del mio castello. Su di me. Ho sentito delle tue imprese quando ero prigioniero. Metodi brutali, impulsivi, senza onore. Era necessario per salvarti. Lo so, Jin. E te ne sarò sempre grato. Abbandonare questa strada. Siamo un esempio per tutta Tsushima. Dobbiamo salvare il paese insieme. Da samurai. E Yuna? Le devo la vita e la tua libertà. In cambio vuole solo un passaggio sicuro per il Giappone. Lo avrà quando il mare sarà sicuro. Solo se mi aiuta a riconquistare il castello. Grazie, zio. Partiremo entro un'ora. Sì, Lord Shimura. Parla con Lord Shimura. Controlliamo gli altri. Allora io direi che ha detto tuo zio? Lord Shimura ti offrirà un passaggio in nave dopo che ci avrai aiutato al castello. Non è la mia guerra, G. È la guerra di tutti. Dimostra il tuo valore e Shimura ti ricompenserà. Promesso. Lord Sakai, è ora. Tipico di voi samurai. Sfruttate la gente fino all'ultimo. Sali sul tuo cavallo. Partiamo.
conosci il vecchio sentiero nella foresta? Di qua. Sì. Scusami per non essere venuto prima. Non hai nulla di cui scusarti. Che uomo è, Nick? Una bestia astuta. Ma so come ragiona. Ambizioso e senza nome. Ha imparato la nostra lingua e ti ha risparmiato. Cosa vuoi? Il mio aiuto nella conquista del Giappone. Il cambio di ricchezza, potere e nome. Pensava di metterti contro la nostra gente. Merita la morte solo per questo insulto. Raccontami di questa donna a cui devi la vita. Yuna è valorosa, leale e forte in battaglia. Ishikawa dice che è una ladra. Forse è un po' ruda, ma ha un cuore buono. Attento a chi concedi la tua fiducia. Anche Ryuzo era tuo amico. Ci aspettano battaglie difficili. Devo sapere di chi potermi fidare. Io ti sosterrò. E anche Yuna. Un tempo quest'isola era nel caos. Furono i samurai a portare l'ordine e a unificare tutta Tsushima. Mostreremo alla gente che l'onore dei samurai arde ancora per quest'isola. È ora di tornare a casa e indossare l'armatura del clan Sakai. È rimasta lì dalla morte di mio padre. Non temere il passaggio. Ci sta facendo fare un bel giretto, eh? Senti questo odore. Legna e corpi bruciati. Hanno razziato altre fattorie a sud, ma non così. La vendetta. Dobbiamo salvare le fattorie rimaste, altrimenti non sopravviveremo all'inverno. Ci penserò io. Cosa hanno fatto? Una pattuglia mongola! Travolgiamoli! Allora, un attimo perché... voglio capire una cosa. Perché non riesco a ricordarmi la... come parare. Non riesco a trovare... Non me li fa lanciare.
i lupi del Khan che massacrano la nostra gente al nord. I mongoli hanno preso il nostro faro. Riaccenderemo la fiamma. Un avvertimento per il Khan. Okay, forse ho capito come usare forte. Come usare le granate, le bombe, lanciare i pugnali. Però non mi ricordo come riuscire a parare. Questo titolo è tutto un combattimento continuo. Questo era il capo. Era l'ultimo. Usarli contro di loro. Prepara l'acqua.
Però sta questo gameplay mi va da Dio, eh. Sono bloccato. Ok. Raggiungi il faro. Aspetta un attimo, ma... Ah, ecco perché l'ho messo facile. Ho soffocato le riunioni di Yarikawa. La sua gente non mi ama. Lo so, sono cresciuta. Dove hai imparato a rubare? Yuna ha molta stima di te, Lord Shura. Convincerà la gente a lottare per il tuo vessillo. Molto bene. Aiuta Lord Sakai a radunare. Ok. Spero che il can lo veda. Lo farà. Riconquisteremo il tuo castello, sì. Annienteremo i mongoli. Davvero, samurai. Torna a casa e prendi l'armatura di tuo padre. Recluta gli abitanti di Yarikawa. Io chiederò altri rinforzi allo Shogun. Come mandi un messaggio in Giappone? Grazie a qualche losca conoscenza. Il pirata a Goro, alla baia di Mugen dell'Infamia. Se è vivo, lo troverò. Portalo al nostro vecchio capo da caccia. Ci rivedremo presto. Fino ad allora, fai attenzione. Non posso perderti ancora. Ascolta la donna. Voi e i vostri compagni.
Segui Norio. Eravamo rinchiusi qui. Ci entrano a fatica 6 persone. Noi eravamo il doppio. Vieni con me. No, voglio mostrarti una cosa. Vieni da Toyotama. Com'è la situazione? Sopravvivono i Kushidera e i guaritori di Akashino. Pare resista anche il covo pirata della Baia di Umino. Gli invasori arrivano a migliaia. Ora che Lord Shimura è libero, può condurci alla vittoria. Spero che ti unirai a noi. I monaci del tempio ci aiuteranno. Sono una giornata di viaggio. Unitevi a loro e insieme rispediremo i mongoli in mare. Vendicheremo tuo fratello. Tutti i monaci morti. Non cerco vendetta, ma combatterò per la pace. Un nuovo orizzonte, ok. Andrò ad aiutare i guaritori del villaggio di Akashino. Ci servirà il loro supporto in questa lotta. Posso presentarvi Hoji? Mio fratello diceva sempre che era un guaritore senza pari. Ci vediamo ad Akashima. Ok, mappa. Questa è la nostra destinazione, ok. Però c'è ancora quest'area che non ho esplorato. Villaggio di Akashima. Dirigiamoci qua prima di tutto. Aia. Yeah.
Un altro confronto. Un'altra tana delle volpi. Vediamo dove ci porta. Un altro confronto. Secondo me perché non abbiamo ancora un buon livello. Traccia di altri monaci. Dovremmo potenziare come potevo sapere che queste spade sono migliori. Lo spirito della vendetta di Yarikawa è tornato, mio signore. Uccide la gente nelle vecchie rovine. Non conosco questo spirito. Sei sicura che non siano stati noi? Non conoscete la leggenda della maledizione di Lord Yarikawa? Il bardo Yamato la racconta benissimo. Lui si trova nei pressi della città vecchia. Lo andrò a trovare. Voglio vederci prima. Lo spirito della vendetta di Yarikawa.
Proseguono i racconti dei vari personaggi secondari. Abbiamo una marea di missioni. Armatura. L'ultimo monaco guerriero, Norio, il monaco guerriero, mi ha raccontato di un suo confratello nel Tempio del Cedro che sta aiutando la gente del villaggio di Akashima. Mi ha chiesto di accompagnarlo lì ad aiutare la gente a resistere agli invasori. Sakai, Norio, dove sono i monaci del tuo tempio? Hoci e i suoi seguaci vennero dal tempio del Cedro per addestrare guaritori. I mongoli li rapirono. Non presero nient'altro? Hoci non si oppose e risparmiarono il villaggio. Massacrare chi resiste, premiare chi si sottomette. La tattica del Koto. Non avrebbe dovuto seguirli. Si sacrificò per il villaggio. I mongoli torneranno. Ha soltanto rimandato la fine. Allora meno male che io che siamo. Ok. Sai dove sono andati? Hanno oltrepassato i campi di te. Seguiamo le tracce. Terranno in vita per usarli come guaritori. Non ho più certezze quando si tratta degli invasori. Sono passati di qua, oltre i campi di terra. Cerca le tracce.
Torno ai campi di te. Le tracce. Ok. Andati verso la palude, vieni. Tu e Hoci vi conoscete da tanto. Hoci diceva sempre che mio fratello era troppo scalmanato. Tuo fratello era violento? Ma è sempre stato spavaldo. Quando ero bambino, i ragazzi più grandi mi picchiavano. Deve essere stato moltissimo tempo fa. Ero più mingherlino. Una volta mi ficcarono in un sacco e cercarono di appendermi a un albero. Angel si nascose fra i rami e finse di essere indenne. Da allora mi lasciarono stare. Il coraggio ha molte forme. Oci crede che i monaci guerrieri siano spinti dall'uomo. Ma quando imbraccio una chinata, sacrifico una persona per salvarne cento. Eccoli là. Resta qui, noi. Non voglio rischiare che i monaci si feriscano. Sono diventati più forti, eh. Tutto bene. Siete il samurai risorto dalla morte. Oggi è con voi. Oggi? No, ma gli invasori hanno rincorso un nostro fuggitivo. Torneranno a momenti. La Sakai, i mongoli! Noia, sei vivo. Indietro, tutti quanti. Siamo alquanto morti.
Indietro, tutti quanti. Oh, ragazzi, non si può giocare in questo modo, devo cambiare qualche opzione. Indietro, tutti quanti. Parla coi monaci. State tutti bene? Stiamo bene, mio signore. Dov'è Hoji? L'ha preso un altro gruppo. No. Sapevano il suo nome. Parlavano del Tempio del Cielo. Lord Sakai. Perché hanno separato Hoji dagli altri? Lui è il guaritore più abile. Forse se ne vogliono sapere. Anche un attaccabrighe. Può averli irritati. Chi? Hoji? Sì. Non fare ipotesi affrettate. Prima di tutto dobbiamo trovarlo. Datemi il tempo di capire dove l'hanno portato. Vediamoci al villaggio di Akashima. Lo troveremo. Ok ragazzi, direi che il video si conclude qui. Mettete un follow al canale se vi interessano questi video e attivate le notifiche. Ci vediamo al prossimo gameplay.